Accendi. Ciao Gero, ti voglio bene. Allora, siamo alla fine della prima serata di questa tre giorni agrigentina. E già sei distrutto, come fare la seconda? Ma tu sei l'under, tu ce la farai alla grande, cioè, anche perché da ora in poi parleremo afoni. Allora, e quando c'è qualcuno che ci rompe i coglioni, che cosa facciamo? Come quello lì dietro. Cosa facciamo adesso? Adesso parliamo afoni. Sì, faremo adesso questa cosa così. Allora lui dice, io sono distrutto, porca puttana, ma stamattina abbiamo girato sotto un sole cocente fino alle 3. Io perché Red è da stamattina, scusa, permetti. Allora, voglio fare una premessa. Quest'uomo è davvero stoico, perché da stamattina alle 9 mi ha mandato il messaggio: sono vestito e sveglio. E io gli ho scritto: spogliati e rimettiti a letto, perché era preso. Siamo tornati stanotte alle 3 e io ho detto: Red, domani ci vediamo. Ma siccome è veramente un uomo professionalmente straordinario, lui sapeva che avevamo un appuntamento alle 10, alle 9 era già pronto aspettandomi all'hotel, non sto scherzando. Anzi, posso permettimi di fare un saluto che domani pubblicherai, per piacere. Voglio ringraziare la baia di Ulisse, che è Nino Messina, che da sempre è una persona straordinaria, e quando io organizzo delle cose da Agrigento e lo chiamo, Nino è sempre straordinario e mi dice: senti, vieni, fai quello che ti pare. Quindi grazie Nino Messina e grazie alla baia di Ulisse che sta ospitando il barone. Poi giorno 8 li devo ringraziare ancora meglio. No, ma è vero. Però tipo è un messaggio suggerito da mia moglie, devo dire la verità. Ad ogni modo, stamattina arrivo alla baia di Ulisse, lui naturalmente mi ha detto che è ospitalità straordinaria, colazione meravigliosa, andiamo al parco, facciamo le interviste al parco, siamo stati lì fino alle 2:50, poi scendiamo a mangiare, lo accompagno all'hotel. Alle 6:30, 7 credo lo vado a riprendere, e da allora siamo di nuovo insieme. Ed è sempre che cazzo dici? La dillo, cazzo, una TV per i, questa TV verità. Patti. Alessandro, vuoi dire? Aspetta, zio Aurelio, ti dico una cosa. Lui è il capo fondatore del gruppo Valle dei Templi, lo zio Aurelio Patti. E quando qualcuno gli rompeva i coglioni, lui ci andava e gli diceva: guarda, io mi chiamo Aurelio Patti. Spingere. Chiari, amicizia lunga. Ma non andava a nascere, non andava a nascere. Scusa, non è stato un'intervista, stiamo facendo. Spingere. Perdona. Zio Aurelio, vuoi fare un saluto a 3 minuti? Allora. Io vi dico una cosa, voi avete un artista qua che è un istrione, questo è un istrione, non è che, io, che noi lo avevamo nel gruppo, non perché era bravo, perché era ballerino, perché era cantante, perché era un istrione, perché noi raccontavamo le storie del gruppo quando tornavamo dei giri e le storie dell'Alfino. Quindi lui faceva spettacolo a sé, faceva gruppo a sé e continua a fare così. Grazie. E a riempire le piazze. Bravo lei. Grazie zio Aurelio. Lo zio Aurelio Patti, un'istituzione.